l'agenzia come la NASA hanno già tentato di mettere a punto sistemi equivalenti, ma senza successo. Sfrutteremo due proprietà del laser. La prima, che conosciamo molto bene, è la frequenza di emissione. Allora, se abbiamo delle particelle portate da vento, queste verranno evidenziate dal laser e ci daranno indietro piccole informazioni luminose. Quindi possiamo conoscere la velocità di queste particelle e da questa dedurre la velocità del vento. L'unico problema è che quando si installa uno strumento ottico su un razzo, il razzo, quando si avvia, produce un tremore paragonabile a quello di un forte sisma. Lo strumento ottico non deve sopravvivere a questi shock. E anche se si sposta un centimetro durante il lancio, torneremo al millimesimo di metro come prima. E poi c'è un altro problema, la pressione di scalda. Le pareti del satellite da un lato, mentre il lato opposto, è esposto al vuoto spaziale, a una temperatura di meno 270 gradi. Quindi da un lato siamo allo stick dal sole, dall'altro siamo a 270 gradi sotto zero e lo strumento ottico va stabilizzato a 20 gradi con un'approssimazione di pochi decimi di grado. C'è un ultimo problema da risolvere. Le radiazioni spaziali attaccano le lenti dello strumento. Gli scienziati hanno dovuto sviluppare dei trattamenti speciali per rendere le lenti laser resistenti alle radiazioni. Ci sono voluti anni di test per un totale di 15 anni di lavoro prima che il satellite fosse pronto per il lancio. Agosto 2018 a Darmstadt, in Germania. È un momento fondamentale. Tutte le agenzie spaziali e meteorologiche hanno lo sguardo rivolto verso Kourou, dove il lanciatore decollerà, e verso Darmstadt, dove il satellite sarà controllato dal momento in cui avrà raggiunto la sua orbita. È un momento chiave, perché il lancio può finire, e pensate che la nostra vita prenda il fumo, o potrebbe essere un grande successo. La nascita di un bene, se andrà bene, taglieremo il valore un terminale e il progetto crescerà grazie agli scienziati. Vedremo se questa missione ci porterà i frutti sperati. Meno 4 minuti.
osservazione e le stazioni sulla Terra trasmetteranno miliardi di dati al secondo. Il meteo del futuro si sta costruendo su questo sviluppo esponenziale dei mezzi tecnici, delle osservazioni e dei dati. Solo i computer consentono di vincere questa guerra. Tuttavia oggi i limiti tecnici imposti dalle leggi della fisica appaiono agli occhi degli informatici come un ostacolo insormontabile. Il nostro obiettivo strategico deve eseguire insieme globale di 100 km entro il 2025. Questo si traduce nella necessità di moltiplicare i nostri requisiti di calcolo al 1%. Il nostro sistema attuale è in grado di eseguire 4 petaflop, che corrispondono praticamente a 8 miliardi di operazioni al secondo. È un numero molto elevato, ma dovremo circumitare questo valore per raggiungere il requisito da soddisfare nel 2025. Questo è fondamentalmente insostenibile in termini di tecnologie informatiche da acquistare e di energia elettrica per alimentarle. Dovremo investire su un tipo di approccio diverso. Il futuro del meteo si iscrive nel contesto di uno sviluppo tecnologico e scientifico dei cui effetti non siamo ancora pienamente consapevoli. Riusciranno mai i meteorologi a modellare completamente il sistema Terra, con i suoi venti, le sue nuvole, le sue onde e le sue correnti? Saranno presto in grado di prevedere il tempo, con una risoluzione di un chilometro, sui 200 piani dell'atmosfera, e con 10 giorni di anticipo come spero. Grazie alle loro ricerche, ai futuri satelliti e strumenti di ogni tipo, i meteorologi si preparano a cambiare la nostra vita quotidiana.
1373, taking off runway 30 west departure.
stall, 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 stall.
500.